Bene, buonasera a tutti. Presentiamo oggi il libro del collega e amico Stefano Sicini, che è docente presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria del nostro Ateneo. E la presentazione è organizzata dal Dipartimento. Subito dopo ci sarà il saluto del direttore, il professor Dragoni, e dall'associazione Bus 74, che ormai è nota nella nostra città come organizzatrice e coorganizzatrice di un sacco di eventi, soprattutto musicali e culturali, ma il presidente Spelti è esperto in materia e quindi ci sarà anche il suo saluto, il suo intervento nella parte iniziale. Dopodiché la presentazione avviene attraverso un dialogo diretto, direi informale e certamente amichevole, dell'autore, col professor Holmes Bisi, che è il collega del Dipartimento. Sono i due professori ordinari di fisica del nostro Dipartimento. Posso dire con soddisfazione che dentro il nostro Dipartimento di Ingegneria, non per niente si chiama Scienze e Metodi, convivono anche i docenti delle materie di base. Qui abbiamo due fisici, io sono un matematico, l'idea è quella che anche una disciplina come quella infermieristica, se tiene insieme le materie di base, le materie per così dire metodologiche, Scienze e Metodi, con le materie più direttamente ingegneristiche, tecnologiche, applicative, eccetera, pensiamo che questo sia un valore aggiunto sia dal punto di vista della capacità di ricerca che dal punto di vista dell'organicità dell'offerta didattica. Il volume che viene presentato oggi, il titolo è L'universo è fatto di storie, non solo di atomi, breve storia delle truffe scientifiche. Dice tutto, non dice il titolo, che le truffe scientifiche non sono poi così sporadiche, episodiche, c'è un mondo complesso, il mondo della ricerca, quello della pubblicistica scientifica, non è un mondo così banale, forse al grande pubblico sfugge, parlando di scienze come la fisica o come la matematica, la problematicità anche in relazione a queste, che sono forse le scienze per eccellenza, poi ormai si chiama scienza tutto quanto, ma insomma almeno sulla fisica e la matematica c'è un'idea che i risultati siano sempre vagliati dalla comunità scientifica in un modo assolutamente inoppugnabile. In realtà non è proprio così, visto che dopo si parlerà di fisica, mi permetterete un flash solo sulla matematica, che è una disciplina non sperimentale e in cui quindi quello che entra in gioco è il concetto di dimostrazione. Ora, il concetto di dimostrazione è sostanzialmente un esercizio aristocratico da parte di un'aristocrazia del pensiero, cioè di quelli che ci capiscono qualcosa, in quelli che vanno a leggere, e se un numero unanime delle persone addetti ai lavori dice che una dimostrazione è vera, la dimostrazione è vera. E questo è l'unico strumento che ha in mano la comunità scientifica per dire che una dimostrazione matematica è vera. Tra l'altro Gödel ha dimostrato che non ci può che essere questa forma, che non ci può essere una struttura, per così dire, automatica e formale in grado di darci delle garanzie ulteriori rispetto a quello che è il pensiero umano. E aggiungo che con i nuovi media e quindi la possibilità, che è anche un'opportunità, di pubblicare online e quindi senza il vaglio che richiede tempo di un sistema di referaggio,
C'è il rischio nelle materie certamente non sperimentali, ma mi pare di capire dal libro di Stefano anche nelle materie sperimentali, di costruire sulle sabbie mobili. Spesso e volentieri nelle bibliografie dei lavori matematici cominciano a saltare fuori nelle citazioni dattiloscritti o comunicazioni personali o pubblicazioni su riviste online senza referaggio, perché tra l'altro il numero dei ricercatori è molto basso e quindi gli scambi sulle novità, sui risultati originali, spesso e volentieri avvengono appunto in maniera diretta o per via telematica. Questo crea tutta una serie di problemi proprio dal punto di vista della certificazione, diciamo, della validità dei risultati. Mi fermo qui, volevo solo dire che il volume di Stefano Sicini è stato già selezionato tra i due vincitori del premio 2013 Enrico Fermi e con un po' d'orgoglio lasciatemi dire che il secondo segnalato è Vanni Codeluppi, che è un insegnante del nostro Dipartimento di Comunicazione ed Economia. Questo è l'altro volume in quello insieme a Stefano segnalato per questo premio Enrico Fermi, quindi ne abbiamo due, tutte e due dell'Università di Modena e Reggio e tutte e due della sede di Reggio. Fate l'applauso alla sede di Reggio. Chiamerei Eugenio Dragoni, direttore del Dipartimento, poi passiamo a Bus 74. Grazie Luigi. Solo due parole di presentazione del sottoscritto per chi ancora non mi conosce. Eugenio Dragoni, sono un professore di ingegneria settore meccanico da 13 anni qui a Reggio Emilia e adesso a capofamiglia di questa creatura strana che si chiama Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria, nata, se vogliamo, per caso o per forza. 13 anni fa ci hanno messi a mano che arrivavamo qua, spesso espulsi in vari modi da altre sedi, dentro un'unica stanza, guidata a quei tempi da Holmes Bisi, e senza distinzioni di settore, di disciplina, di vocazione, con l'unico compito di costituire la facoltà di ingegneria di Reggio Emilia. Ora, da questo insieme apparentemente disorganico è nata una creatura che ai sensi della legge recente, nota sotto il nome di legge Gelmini, rappresenta invece il modello dei dipartimenti moderni, che hanno non solo lo scopo di alimentare la scienza, la ricerca, ma di tenere in piedi con risorse il più possibile autonome, quindi diversificate, anche l'offerta didattica. Noi qui facciamo ingegneri, meccatronici e gestionali, ma per far questo abbiamo bisogno di competenze nel mondo della didattica, ma che si alimentino costantemente anche sul versante scientifico. Abbiamo bisogno di matematici, di fisici, di tutte le discipline di base che sono l'ossatura dell'ingegneria. Anche se lo scopo didattico, almeno della mia missione di direttore, è fare gli ingegneri, grido oggi viva la fisica e soprattutto viva la fisica integra, così come ce la racconterà Stefano Sicini. Buonasera, sono Iva Spelti dell'Associazione Bus 74. Intanto ringrazio Luigi perché nei confronti della nostra associazione ha sempre delle parole così, così belle. In realtà noi facciamo solo qualcosa quando riusciamo per dare una mano, come in questo caso lui ha parlato di cogestione, no? E in effetti. Veniamo al tema. L'universo è fatto di storie, non solo di atomi. Il titolo del libro può essere letto come un'affermazione,
un'esclamazione, un interrogativo. Uno dei miti della scienza è che essa sia rappresentata da una lista di fatti, a volte freddi, noiosi, come si trattasse di frutti maturi che qualche genio ha saputo cogliere in certi momenti. Ho letto altri libri sulle frodi e gli errori della scienza, scritti da bravi giornalisti, da filosofi della scienza, da scienziati e ricercatori. Ne ho tratto tuttavia, e spesso, un sapore di incompletezza, di pedanteria, di ossessiva attenzione al singolo episodio. Un esempio per tutti i chilometrici resoconti sul moto perpetuo e i vari protagonisti. Il libro di Stefano Sicini è diverso. È completo e peculiare, perché l'autore dichiara subito di voler rispettare tre aspetti fondamentali, che sono poi tre necessità alle quali attenersi nel narrare gli episodi proposti. Primo, risalire sempre alle fonti, agli articoli, ai quaderni di laboratorio, alle conversazioni, alla corrispondenza. A questo proposito, e lo cito perché veramente merita, le 51 pagine di bibliografia testimoniano una accuratissima e quasi unica ricerca documentale. Secondo, stabilire e rispettare le regole di base dell'agire scientifico, ossia non solo rispettare la metodologia scientifica, e qui si sente la mano del fisico sperimentale attento al laboratorio e ai suoi metodi, ma affrontare criticamente tutta quella realtà della ricerca che è spesso faticosa, intricata e intrigante. Terzo, sottolineare e prendere atto che lo sviluppo scientifico non è tanto e o una sequenza di meravigliosi successi. Molto spesso gli errori, gli abbagli e le frodi sono dentro il percorso della ricerca, giocano un ruolo importante nella validazione dei risultati e nella corretta informazione pubblica. Nell'introduzione l'autore scrive: «La scienza è cambiata». Il suo ruolo sociale è sempre più importante, come pure gli interessi ad essa collegati. Così anche la tipologia delle deviazioni, fra virgolette, si modifica, assumendo forme inedite e sempre più complesse. Le storie di cui Ossicini ci parla sono molte e diverse. Quelle di ricercatori che alterano grafici e dati al computer, mediante potenti software, che sfornano articoli del tipo tagli e cuci, magari pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali come Science o Nature, che affermano solo loro di avere fatto una clamorosa scoperta, un nuovo tipo di radiazione invisibile, nuovi elementi chimici, la fusione fredda e così via. Non è che gli scienziati imbroglino sempre, per carità, casi di frodi sono sempre esistiti. Per nostra fortuna sono esistiti anche Galileo, Newton, Einstein e uno stuolo di eminenti studiosi nei diversi campi delle scienze che hanno portato la scienza fin qui. Ossicini, nel raccontarci episodi degli ultimi 100 anni, ci propone varie riflessioni. Voglio coglierne almeno due. La prima è che molti attori scientifici sono cointeressati nella ricerca, per i brevetti, finanziamenti, nei laboratori, nelle università e quant'altro, e di questo sicuramente ci parlerà a lungo. Il caso più eclatante è quello delle ricerche finanziate direttamente dai produttori, ad esempio dall'industria farmaceutica, ma non solo. La seconda riflessione è condensabile nella metafora del giardiniere e del cacciatore. Il giardiniere agisce come un uomo d'ordine, ha un progetto precostituito cui presta sempre attenzione, favorisce la crescita delle piante giuste ed estirpa le altre, le erbacce. Il giardiniere è un fabbricante di utopie, ma per nostra fortuna è proprio e spesso da ipotesi inizialmente visionarie che è evoluta la scienza. Il cacciatore non si cura dell'equilibrio generale delle cose, il suo unico scopo è la caccia. Uccidere e riempire il carniere. Non si preoccupa delle conseguenze né a breve né a lungo termine. Oggi sembra che siamo tutti cacciatori o che siamo costretti ad agire come tali, pena l'esclusione dalla caccia o addirittura, è sempre Ossicini che lo cita, Dio ce ne scampi, essere retrocessi a selvaggina. Infine, Ossicini ci lancia un messaggio preciso, in linea con l'impegno
sociopolitico nel quale lo sappiamo attivo da tempo, parallelo e complementare a quello scientifico-didattico. Occorre che gli scienziati in tutti i loro ruoli, ricercatori, autori, professori, educatori, si occupino in prima persona della direzione, delle scelte e dei programmi della ricerca scientifica. E qui mi vengono in mente le decine di editoriali, ad esempio delle scienze, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, eccetera, condivisi in tanti decenni e regolarmente ignorati da chi doveva cogliere indirizzi e fare le scelte della ricerca nel nostro Paese. La scienza si muove all'interno di una società con cui interagisce. Molto spesso vi sono aspetti di competizione e di ricerca mediatica che spingono in direzioni opposte alla rigorosa e disinteressata ricerca scientifica. Ma la scienza ha anche i suoi anticorpi. Essi sono il controllo rigoroso dei dati sperimentali da parte dei vari laboratori mediante protocolli condivisi, la ripetibilità dei risultati, i criteri di trasparenza, l'universalità della ricerca. E ancora, l'ultima qualificante riflessione di Ossicini, al fine di non fare soggiacere la scienza all'economia, alla ricerca dei capitali e all'eventuale servilismo conseguente. Solo una società civile, attenta e culturalmente preparata, potrà capire le priorità del suo sviluppo e vedere oltre la necessità dei brevetti, del protagonismo e dei risultati estratti ad arte per compiacere i finanziatori. Ancora una volta dovremo investire sulla scuola per formare i giovani che condivideranno questa società, ne faranno parte e la cambieranno in meglio. L'offerta formativa, come quella dell'università nella quale ci troviamo, sta raggiungendo a tal proposito ottimi livelli. Noi, come associazione di ex studenti e insegnanti, condivideremo sempre i progetti di diffusione e partecipazione della cultura scientifica come quelli evidenziati nel libro di Ossicini. Pertanto, se ancora alcuni di voi non l'hanno fatto, vi invitiamo a leggerlo. Grazie. Buonasera. Mi è stato chiesto di così partecipare alla presentazione di questo libro dialogando con Stefano. Allora, la mia idea è un po' quella di fare qualche domanda sulla base così delle mie impressioni, delle mie curiosità. Questo libro, anche solo sfogliarlo, sollecita diverse domande. Io ne vorrei fare alcune a Stefano. E però se durante questa discussione che stiamo aprendo qualunque dei presenti vuole alzare la mano e dire ce ne avrei anche una su questo punto oppure non è invitato a farlo, cioè non è detto che questa discussione è ristretta inizialmente a me, a lui, cioè si può interrompere, se uno alza la mano mi fermo un attimo e così vediamo un po', perché le domande sono tante. Ce n'è una che viene naturale: io conosco Stefano da molti anni e lui ha sempre studiato gli atomi, o meglio, ha studiato gli elettroni degli atomi. Anch'io ho fatto così. E adesso scrive un libro quasi da fisico pentito, perché dice l'universo è fatto di storie, non solo di atomi. Allora, la prima domanda è, da parte mia, naturale. Cos'è questa questione delle storie? Perché tiri fuori le storie? Bene, sì, immediatamente rispondo. Prima vorrei ringraziare tutti quanti i presenti per essere qui e anche chi ha presentato prima questa iniziativa e poi il libro, per le parole usate e per l'interesse anche per il mio libro. E mi fa anche piacere discutere con Olmes, perché ormai sono 15 anni, quant'è che veniamo in macchina da Modena a Reggio, e quindi di domande ce ne siamo fatte tante in questi anni, e in parte anche la nostra attività di scrittori di libri, visto che anche Olmes scrive libri, anche qui ha presentato libri, è anche nata in questi viaggi in cui ci siamo domandati di tutto per quanto riguarda sia la fisica e per quanto riguarda anche quello che c'è in parte anche in questo libro. Mi è chiesto perché si chiama in questa maniera. È legata a due aspetti. Uno è il fatto che una delle ragioni perché scrive questo libro è stata
legata proprio ad una storia precisa. Io narro fra queste storie di cui parlo una che è avvenuta all'inizio di questo secolo, nel 2000, e che coinvolgeva un ragazzo che era stato già nominato direttore di un istituto Max Planck in Germania, e quindi uno dei maggiori istituti di ricerca che esistono al mondo. I Max Planck in Germania vengono costruiti a personam, cioè si fa un Max Planck con un direttore e quando quel direttore va in pensione quell'istituto chiude e se ne fa un altro. Quindi essere scelti come direttore di un Max Planck è un enorme privilegio. E questo ragazzo, nella storia dei Max Planck, che sono gli istituti che sono i successori degli istituti che si chiamavano un tempo istituti del Wilhelm Institute, del Kaiser Wilhelm Institute, e poi sono diventati Max Planck dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella storia è stato il più giovane nominato direttore, a soli 31 anni, e io ero presente, era il 2002, c'era la società di quelli che si interessano di materiali, che sono fisici, chimici, ingegneri, matematici anche, che fa due riunioni all'anno, una la fa in primavera e si chiama appunto Spring Meeting e un'altra si fa in autunno, Fall Meeting. Ogni anno lo Spring Meeting è sempre a San Francisco e il Fall Meeting è sempre a Boston. E durante lo Spring Meeting a San Francisco viene premiato il giovane ricercatore, deve essere sotto i 35 anni, più meritevole negli ultimi anni. In questo caso era questo ricercatore tedesco che si chiamava Jan-Hendrik Schön, e il premio in denaro non è molto, è $3,000, quello che conta è che chi riceve questo premio fa un seminario di fronte a tutta quanta l'audience di questa conferenza, sono circa 7.000 persone, potete immaginare parlare di fronte a 7.000 persone, e io assistevo a questo seminario. E questo seminario presentava dei risultati estremamente importanti, estremamente incoraggianti, poi leggerete la storia in questo libro. Alla fine della storia voi sapete che nei seminari noi fisici non applaudiamo, ma battiamo con le nocche sul tavolo, che è qualcosa che è nata in Germania, penso nel fine dell'Ottocento, e che è rimasta. E alla fine ci fu un rumore scrosciante di nocche battute sul tavolo, ma un certo numero di persone rimase con le braccia conserte ostentatamente. Il che la cosa mi colpì, e poi si venne a scoprire che appunto c'erano molte persone che non erano d'accordo con i risultati di questi ragazzi, di questo ragazzo. Non la faccio molto lunga, alla fine si dimostrò che erano tutti quanti i risultati che erano stati costruiti a tavolino, ma che erano stati in grado di ingannare per 2 anni l'intera comunità delle nanoscienze e delle nanotecnologie, con pubblicazioni sui giornali più importanti. Quindi questa è stata una storia che mi ha fatto cominciare a pensare che forse era il caso di cominciare a occuparsi in prima persona di queste storie e di non lasciarle in mano solamente appunto ai giornalisti o ai media, ma che ci fosse la necessità che un scienziato in prima persona si occupasse del caso. E quindi da questa è nata l'idea di andare a vedere nel passato o nel presente altri episodi, e devo dire che il titolo lo devo ad una poetessa americana che è morta non molti anni fa, che una sua poesia diceva: il mondo è fatto di storie, non di atomi. Allora io ho messo l'universo perché è più scientifico che non rispetto al mondo, e ho aggiunto un non solo, nel senso che è fatto anche di atomi, ma è fatto anche di storie, perché poi il dato importante, e che emerge anche da questo libro, ma che emerge anche dalla vita nostra, se pensiamo appunto, si parlava prima del Dipartimento di Scienze e Metodi, poi sono le persone che fanno le cose. E quindi quello è anche una storia di successo, è fatta dalle persone che in prima persona investono il loro carattere, le loro capacità nelle imprese che fanno, e quindi anche la scienza ha al suo interno delle regole ben precise, come diceva anche Luigi, cioè la scienza una cosa non è che è vera o non è vera, una cosa è robusta, robusta nel senso che viene accettata dalla comunità e la comunità decide che quella è la direzione in cui muoversi, ma è fatta da persone, e quindi storie in questo senso qua, perché sono poi le persone che fanno le vicende. E quindi ho raccontato storie per far emergere dalla storia l'umanità delle persone e il fatto che la scienza ha un suo aspetto anche profondamente umano. Sottotitolo, prima ho parlato del titolo, esatto. Il sottotitolo dice: breve storia delle truffe scientifiche. Le truffe scientifiche sono tutte uguali? Allora, sottotitolo,
una nota sul sottotitolo. Io avevo scelto un sottotitolo diverso e devo dire che inizialmente non mi era molto piaciuta la scelta, che era stata chiaramente della casa editrice, di cambiare il sottotitolo. Il mio sottotitolo era Errori, frodi, illusioni e la struttura della ricerca scientifica, che era molto più preciso, nel senso che aveva a che fare col fatto che non affronto solamente i problemi di frode, ma affronto anche, ad esempio, la differenza fondamentale che c'è fra errore e frode. Cioè, l'errore nella scienza è importante e l'errore fa progredire la scienza. La frode invece tendenzialmente può frenarla. Però col tempo poi mi sono reso conto che dal punto di vista, qui abbiamo scienza della comunicazione, dal punto di vista della comunicazione forse aveva ragione la casa editrice, nel senso che probabilmente con un sottotitolo del genere la gente lo vedeva e diceva forse è troppo pesante, non lo leggo, e così via. Invece il fatto delle truffe, da questo punto di vista, anche perché, come spiego anche nel libro, ma chiaramente visto che anche la scienza fa parte della società, le truffe aumentano non solo nella scienza, ma aumentano in tutto quanto la nostra vita, diciamo, postmoderna, come la chiamo nel libro stesso. E quindi una parte della ragione del sottotitolo è questa. Mi chiedevi se le truffe cambiano. E questa è proprio una delle ragioni per cui io ho deciso di affrontare 100 anni di storie controverse e ho scelto la fisica e la chimica perché sono quelle che maggiormente controllo, e questo ha a che fare con, appunto, con la mia conoscenza, e anche perché mi interessava far vedere che anche quelle che sono considerate le scienze più dure, hard science come si dice in inglese, cioè quelle che sono legate fortemente all'esperimento, possono avere presentare situazioni di questo genere. E la differenza esiste. Quali sono le differenze che esistono? La differenza che esiste, una è legata al numero. Ora, se voi adesso andate a fare prendete Nature Science e cliccate su Nature Science la voce fraud o misconduct, vedete che il numero di articoli su questa tipologia aumenta molto esponenzialmente, e se andate a vedere anche il numero di lavori ritrattati per motivi legati a inganno e frode, non solamente dovuti agli errori, c'è un aumento molto grande. E questo è qualcosa che mi dovevo da pensare. Allora io ho scelto, ad esempio in questo caso qua, due episodi che racconto. Uno è un episodio che è avvenuto negli anni 20 e 30 in Germania, ed è un episodio molto interessante perché ha a che fare anche con aspetti psicologici che sono importanti anche nell'agire delle persone, nell'agire scientifico. È un caso che ha a che fare con un ricercatore tedesco che si chiamava Emil Rupp, che era molto conosciuto e famoso, e che era stato, ad esempio, se uno va a leggere la presentazione del premio Nobel di De Broglie, che è quello che ha teorizzato il fatto che anche particelle pesanti come gli elettroni potessero comportarsi come un'onda, e quindi non solo il fotone è contemporaneamente onda e particella, ma anche un elettrone è onda e particella, e anche un protone può essere onda e particella. E lui nella sua lettura del premio Nobel citava fra i lavori più importanti che avevano dimostrato la sua teoria i lavori di Rupp. E Rupp era diventato estremamente famoso per un esperimento che aveva fatto insieme ad Einstein. Einstein non è particolarmente fortunato negli esperimenti che fa, forse perché era un teorico come me, che sono un teorico anche se sono docente di fisica sperimentale. Però in questo caso era un esperimento che aveva a che fare con la natura della luce, e Rupp aveva fatto una serie di misure che a Einstein interessavano per dimostrare se la luce poteva essere contemporaneamente onda e particella. E il dato interessante di questa vicenda è che durante il lavoro comune fatto, che avviene nel 1926, non poteva Einstein andare a visitare il laboratorio di Rupp, perché Rupp lavorava a Heidelberg, e Heidelberg era il regno di Lennard. Lennard è un fisico, anch'esso premio Nobel, che però era iscritto fin dall'inizio al partito nazista ed era un avversario di Einstein, era uno dei fautori della cosiddetta fisica ariana, che contestava la fisica, la teoria della relatività e la teoria quantistica, perché le vedeva come fisica prodotta dagli ebrei. E quindi Einstein non poteva andare in quella zona. Quindi vedete, storia anche in questo senso, cioè è scienza, ma ha a che fare anche con la vita della gente, perché in quel momento là, ad esempio, la vita della gente, siamo nella Repubblica di Weimar, aveva a che fare anche con i rigurgiti nazionalisti che c'erano in Germania in quel periodo.
E allora Einstein chiede a Rupp di poter collaborare su questa ricerca, e Rupp faceva gli esperimenti e Einstein curava la discussione e la teoria degli esperimenti, e noi abbiamo a disposizione tutta quanta lo scambio epistolare. Io sono partito da quello perché quello è visibile, lo potete trovare, c'è un sito che è dedicato agli archivi di Einstein e da quello parte, ed è molto interessante. Uno, perché io mi chiedo adesso, gli storici o gli scienziati che si interesseranno fra 100 anni delle ricerche che facciamo noi adesso, non avranno più questi strumenti qua, perché ormai tutto quanto avviene attraverso la rete, e probabilmente va perso, perché nel rumore di fondo sarà difficile conservare gli scambi di missive che avvengono attraverso la rete. In quel caso l'abbiamo tutti, ed è interessante vedere come in quel caso là c'era sicuramente, cioè da parte di Rupp poi si è dimostrato dopo 10 anni e attraverso altre vicende che sono anche interessanti dal punto di vista della costruzione della ricerca negli anni 30, che Rupp chiaramente in quel momento ha cominciato a imbrogliare, perché voleva in qualche modo piacere al suo referente, in quel caso era Einstein, e quindi Einstein gli dice: il risultato deve essere questo, e lui dice, dopo aver trovato altre cose, sì, adesso è diventato esattamente come dicevi tu, e così via. E quindi alla fine si scopre che il problema in quel caso là è che Einstein era molto convinto della sua teoria, Rupp falsifica i risultati. Alla fine Einstein aveva ragione, perché l'esperimento che Einstein proponeva verrà fatto solamente nel 42, quindi 16 anni dopo quello che Rupp aveva cominciato a fare. E Rupp si dimostra che aveva falsificato il tutto, ed è un caso anche interessante per il fatto che è il primo caso che ho trovato, e non ho trovati altri, in cui su una rivista scientifica viene pubblicato il referto di uno psichiatra che dice appunto che Rupp si è sognato i suoi risultati, e che tutti i risultati quindi erano dovuti a questo stato di trance e di sogno in cui lui faceva i suoi lavori. Però appunto, prendendo questo spunto qua e invece vicende moderne, credo che ci sia una differenza, e la differenza è legata esattamente a due fattori. E uno è legato, secondo me, e quindi c'è anche una responsabilità grossa da parte nostra, da parte della struttura della ricerca scientifica, è legata al fatto che noi stiamo sempre più precarizzando il lavoro dei ricercatori. E questo è uno degli spunti in cui, se voi andate a vedere le tipologie più numerose di frodi scientifiche in questi ultimi anni, io ne ho individuate due. Una legata a giovani ricercatori che imbrogliano sui risultati, perché alla fine questa è l'unica maniera in cui avranno un nuovo contratto. Perché se sono ricercatori a contratto, in cui in un anno devono tirare fuori dei risultati, la tentazione è forte. E questa è una tipologia che si incontra in moltissimi casi di dottorandi, giovani postdoc e così via. Quindi uno è di questa tipologia, che un tempo non esisteva. Un tempo, le prime storie che racconto, la frode era tendenzialmente legata, appunto, come il caso Rupp, a sogni di grandezza. Cioè Rupp voleva essere un fisico importante, voleva arrivare a onori importanti, e quindi imbrogliava cercando premi, il Nobel o cose di questo genere. Oggi l'imbroglio avviene più che altro per avere un posto di lavoro, una tipologia, e l'altra invece è legata a quello di cui parlava anche prima nella presentazione, agli interessi economici. Molto spesso oggi i ricercatori stessi, soprattutto in branche che hanno a che fare con le scienze biomediche, guardate, se esistono frodi in fisica e chimica, ma colpiscono l'uno su 10.000 pubblicazioni. Nel caso delle scienze biomediche il numero è molto più alto, veramente molto molto più alto, ed è legato fortemente al fatto che gli interessi economici sono molto forti e talvolta coinvolgono lo stesso ricercatore. Tenete conto che oggi riviste come Nature Science impongono al ricercatore di scrivere nel suo lavoro se ha degli interessi che sono in competizione con il suo lavoro. Molti lo fanno, molti non lo fanno, ma pensate a un ricercatore che propone un nuovo farmaco e mette su una startup che produce quel farmaco. A quel punto lo devo sapere, perché se sono i referì di quel lavoro là, se non ho questa informazione, mi manca qualcosa. E questa, diciamo, è la tipologia
più forte che esiste è quella dell'interesse accanto a questa della precarietà, che però come vedete sono frutto della modernità. La modernità è fatta esattamente questa, e se noi non ci chiediamo è giusto o non è giusto rendere così precario il lavoro dei nostri ragazzi, secondo me no, a parte per altri tipi di motivi, ma anche perché aumentiamo questo tipo di rischi. Riguardo al discorso appunto degli interessi, come affrontiamo questi problemi, e ne possiamo parlare poi dopo, come è possibile affrontare, ma è un problema che esiste. Sì, tu Stefano racconti un certo numero di storie, sono 11, sono tutte scollegate una dall'altra, sono avvenimenti indipendenti. Sorge però spontaneo chiedersi se c'è qualcosa di comune che attraversa queste storie, se tu l'hai individuato e cosa comporta questo, cioè se c'è qualche insegnamento che ne possiamo tirare fuori. Sì, io racconto 11 storie, poi all'interno di ogni storia ne racconto altre, perché poi ogni storia ce n'ha dentro altre, perché molte volte le tematiche che uno affronta si incontrano in casi diversi. A parte questo, appunto, questo discorso che facevo prima sul il discorso degli interessi e il discorso della precarietà, c'è un dato che secondo me è importante, che io cerco di mettere in atto, è che è legato anche a polemiche che spesso sentiamo. Ad esempio, molte volte quello che noi sentiamo è che da parte, ad esempio, di scienziati o pseudoscienziati che dicono di aver fatto delle ricerche innovative importanti e accusano l'Accademia di essere anchilosata e di non essere pronta ad accettare le novità. Ad esempio tutta la vicenda della fusione fredda o della memoria dell'acqua, che sono vicende che io racconto anche nel libro, molte volte è stato detto ah no, ma quei ricercatori avevano ragione, è l'Accademia che difende i propri interessi e non vuole accettare le novità. Invece secondo me un dato che è importante, di cui bisogna tener conto anche nella discussione, è che invece è proprio il contrario, cioè la scienza è prontissima a accettare qualsiasi novità. Perché è prontissima a accettare qualsiasi novità? Perché se tu sei quello che comincia un nuovo campo, quello è un campo dove non è arato da nessuno e quindi ci si può buttare e costruire la tua carriera. Quindi da questo punto di vista è esattamente il contrario, cioè uno si può chiedere perché alla fine questi casi poi succedono. Succedono anche perché noi scienziati le novità ci piacciono, e quindi la prima sensazione che abbiamo rispetto a un annuncio di dire è stato fatto un transistor con una sola molecola, non è di dire è una truffa, è di dire è un campo nuovo, importante in cui metterci. E quindi a questo punto di vista è esattamente il contrario di quello che viene affermato, in cui dice la scienza è fatta dai parrucconi che e cercano di limitare l'intervento giù. No, invece un nuovo campo di interesse viene salutato sempre in maniera positiva. È chiaro che poi bisogna avere gli anticorpi per poter dire se il nuovo campo è realmente un campo nuovo o se non è, se non invece è un campo che non promette quello che sta promettendo e che quindi non è legato a problemi di frodi e di inganni, ma è semplicemente che non darà le prospettive che sta promettendo, o seppure come in altri casi invece alcuni aspetti erano legati a illusioni e in alcuni casi a frodi in altri casi, e quindi non vengono affrontati. Quindi a questo punto di vista ogni volta c'è qualcosa di nuovo, bisogna guardarlo per bene. Dall'altro sicuramente c'è da stare attenti, come dicevo prima, al fatto che stanno cambiando un po' gli strumenti anche con cui noi comunichiamo scienza, e quindi questo è un cambiamento di cui dobbiamo fare i conti. Ad esempio noi abbiamo visto anche ultimamente casi che io ad esempio non credo che non abbiano a fare con frodi. Prendiamo il caso del neutrino più veloce della luce, di cui tutti quanti hanno sentito. Quello è frutto di un errore, però certamente era qualcosa che 20-30 anni fa non sarebbe manco uscito, non sarebbe manco uscito, perché non c'era questa necessità di andare a fare immediatamente un intervento sui media in cui quel lavoro è stato presentato prima in una conferenza stampa e poi sottomesso alla rivista scientifica, e poi alla fine non è manco mai arrivato alla rivista scientifica, perché si sono accorti nel frattempo che c'era un problema di fondo sulla acquisizione della misura. E un tempo questo sarebbe rimasto interno alla comunità scientifica
invece oggi, anche per il ruolo sempre più importante che la scienza ha rispetto alla società, gli stessi ricercatori hanno questa necessità di andare prima sui media e poi nella comunità stessa, con tutto questo che comporta appunto i suoi problemi. Alcuni dei casi che io racconto sono chiaramente un prodotto di questa vicenda qua, la fusione fredda. E se voi andate a guardare il caso della fusione fredda, la fusione fredda è un caso che esplode, lo potete trovare su YouTube. Su YouTube andate a trovare la conferenza iniziale con cui è nata la vicenda della fusione fredda ed è molto istruttivo, sono 40 minuti di conferenza stampa fatta dai due ricercatori che proponevano la fusione fredda, è molto istruttivo proprio di questo, cioè del fatto che viene bypassato il meccanismo normale con cui la scienza agisce, e questo scavalcamento del meccanismo normale è quello che mette in piedi una valanga che non è più frenabile a un certo punto. Allora, da questo punto di vista, l'insegnamento secondo me che ci deve essere è che noi come scienziati dobbiamo stare attenti a non promettere troppo e tante cose future, nel senso che per poter arrivare a avere notizie, per poter arrivare anche a avere finanziamenti, perché poi i finanziamenti vengono fatti chiaramente dalla comunità scientifica, cioè noi siamo finanziati dal pubblico, quindi siamo finanziati dalle tasse che la gente paga, e quindi devi giustificare in qualche modo perché questo finanziamento arriva. E un problema è quello di, secondo me, di essere molto trasparenti e onesti su quello che si sta facendo. Cioè, se noi continueremo negli anni a promettere che guariremo tutta quanta l'umanità, risolveremo il problema dell'energia per tutto quanto il mondo, un giorno o l'altro ci prenderanno a botte, cioè nel senso che è difficile fare queste cose. Quindi abbiamo dei progressi, i progressi sono importanti, ma sicuramente non possiamo promettere il paradiso a nessuno, invece talvolta lo facciamo. Qui si parla di frodi scientifiche, truffe scientifiche, sì. O frodi scientifiche, eh? E nel nostro mondo non esistono solo le truffe scientifiche, esistono anche le truffe nel mondo degli affari, le truffe in generale di chi ci governa, di chi ci vuole governare. Ecco, ci sono differenze, similitudini e differenze. Quali sono le similitudini e differenze fra una truffa generica e la truffa scientifica? Beh, secondo me, cioè, ci sono sicuramente grandi differenze, nel senso che, come dicevo prima, una motivazione delle truffe scientifiche può essere legata anche semplicemente al fatto aver riconosciuto un risultato, e quindi non è necessariamente qualcosa che ti porta un vantaggio né in termini economici né in termini di potere, e quindi questa è una differenza. Certamente ci sono anche delle similitudini, nel senso che laddove le truffe sono legate ad esempio agli interessi economici, questo è molto simile a truffe che avvengono in altre situazioni. E quindi ci sono differenze e similitudini. È difficile in ogni momento chiarire le motivazioni, cioè delle volte mi sono anche chiesto quali erano le motivazioni che portavano poi le persone singolarmente a fare a condurre delle truffe. E secondo me quello è difficile da dire, e devo dire che delle volte ho pensato, siccome appunto ho scritto anche ad esempio una commedia, insomma, Ricorì, ma non ha a che fare con le truffe e così via, credo che per esempio indagare sulle motivazioni lo facciano meglio gli scrittori che non gli scienziati, e quindi da questo punto di vista probabilmente ci sono anche dei libri scritti su storie di frodi nella scienza nel passato. Ad esempio c'è un libro che si chiama Il caso del rospo ostetrico, che è stato scritto su un caso avvenuto negli anni 20 in Austria, che è un romanzo molto bello. Quindi nel romanzo si indagano anche nelle motivazioni psicologiche, quindi emergono meglio. Dal punto di vista di un libro come questo è difficile andare a vedere quelle, e quindi il confronto è complicato. Certamente quello che emerge anche dal libro, e che ha a che fare con la tua domanda, è che giustamente la scienza non è una torre d'avorio, la scienza risente di tutto quello che anche succede nel contorno, e quindi
siccome le nostre società, per via della loro complessità, per via di tanti aspetti, ad esempio, se voi pensate che all'inizio del Novecento, la prima storia che parlo è all'inizio del Novecento, è una storia che ha a che fare con i raggi N, dei raggi che non esistono, però 300 persone erano convinti di averli visti, allora in tutto il mondo c'erano 1000 fisici, 1000 in tutto quanto il mondo. Oggi, solamente se andate a vedere il numero di lavori scientifici in fisica, 2012 sono usciti 3 milioni di lavori scientifici in fisica, 3 milioni, cioè se voi media 3 pagine, 4 pagine di articolo, 5 pagine di articolo, significa 15 milioni di pagine, nessuno è in grado di leggere 15 milioni di pagine, anche se ha tutto l'anno a disposizione. Quindi questo ha a che fare anche il fatto che appunto nella società moderna la scienza non ha più il ruolo che aveva prima, ha un ruolo molto diverso. Ad esempio è generatrice diretta anche di soldi, di interessi economici, perché direttamente ha a che fare con produzioni industriali e con nuove applicazioni e così via. E quindi chiaramente come nel mondo circostante le situazioni cambiano e come nel mondo circostante avvertiamo anche un aumento di conflittualità che è legata anche allo sgomitamento che le persone fanno, lo stesso nella scienza, questo sì, ce l'ha anche la scienza chiaramente. Prego. Sì, sì. Finalmente ha accettato. È una domanda rapidissima. Sì. Per commettere truffe scientifiche in un mondo scientifico complesso come quello di adesso, con tanti ricercatori, con tanti sistemi di referi, di controllo, eccetera, bisogna almeno un po' essere dei bravi scienziati o può succedere anche di commettere una truffa proprio? È un po' come la domanda, insomma, delle volte ci sono i ladri che ci sono simpatici e quelli meno simpatici, quelli più simpatici sono i ladri intelligenti, no? Ecco, allora la domanda è, per fare una truffa scientifica qua, almeno un po' bisogna essere, cioè almeno sì, da vincere un concorso d'associato. Allora ti rispondo subito. Uno, mi fa piacere che hai detto questo, sai, perché dei ladri simpatici, perché devo dire che anch'io scrivendo queste storie alcuni dei personaggi mi sono simpatici. Ad esempio Ruppe è un personaggio che mi è simpatico, cioè nel senso che veramente aveva una capacità di costruire le sue truffe invidiabili, era veramente uno che conosceva la scienza da vicino. E secondo me esistono entrambe le tipologie, esiste sia il truffatore che è molto molto abile, e il truffatore molto molto abile lo vediamo alle prese con storie abili, con contraffazioni e con truffe complicate. Cioè Rupp era sicuramente uno che aveva delle capacità, a parte delle capacità di manipolare i risultati attraverso fotografia, perché lui truccava le fotografie, quello che era in grado di fare, ed era molto abile a fare quello. E poi va detto che nel caso di Rupp, per esempio, tutti i risultati che lui ha detto di fare successivamente sono stati fatti, cioè nel suo caso realmente aveva un naso per il risultato non indifferente. Scende non in tutti i casi, in molti casi non ancora arrivati, in alcuni casi sì. E secondo me esistono due tipologie, nel senso che sotto il nome di truffa possono andare cose diverse. Ad esempio uno dei casi che sono sempre più evidenti e su cui adesso ci sono anche delle, perché poi il mondo scientifico ha capacità di difesa non indifferenti, uno dei casi più tipici che succede è il plagio, che ha a che fare con il fatto che uno, ad esempio, visto che appunto sono milioni di pubblicazioni, prende una pubblicazione che ha a che fare poi spesso il plagio con, non con risultati di punta, perché se tu ti metti a fare truffa sul risultato di punta devi essere sveglio e bravo per reggere la discussione con gli scienziati di punta. Se fai un articolo su una tematica non molto importante e se tu su quello copi diventa più difficile magari trovarti. E ci sono stati dei casi molto interessanti, ad esempio c'è un caso che non ho fatto in tempo a raccontare nella storia, che è emerso non molto tempo fa, dei ricercatori turchi fisici che si occupavano di teoria della gravità, che si chiama teoria di Müller della gravità, che avevano pubblicato un numero non indifferente di lavori, circa 40 lavori in 4 anni,
che hanno avuto la sfortuna che al momento della discussione, erano studenti di dottorato, della loro discussione di tesi di dottorato, l'università di Ankara aveva invitato un russo che era un esperto in quella teoria, dice, come membro, siccome questi erano risultati importanti, abbiamo obbligato tanto, dice, beh, diamo risonanza alla tesi e chiamiamo questo russo qua. Il problema è che loro avevano plagiato gli articoli russi, cioè erano articoli usciti negli anni 70-80 in Unione Sovietica, in russo. Uno di questi sapeva il russo, nessuno in Occidente aveva mai incontrato quegli articoli perché erano su riviste che era difficile arrivarci, non venivano tradotte. Questo al momento della tesi di dottorato comincia a leggere e dice, ma io questi articoli l'ho già letti. E si è messo immediatamente in contatto con la sua università e ha risalito il fatto che questi avevano copiato e di sana pianta tradotto questi articoli qua. E quindi non gli è stato dato il dottorato, sono stati cacciati e così via. Però il dato interessante di questa vicenda è, al di là di questa, quindi è una truffa di basso livello, è che adesso è stato messo in piedi un software che tutti quanti possono utilizzare. E questo software sta su Archif, chi è matematico, fisico, chimico sa che Archif è un deposito dove voi potete mettere le pubblicazioni anche prima che siano state accettate, in modo anche per riconoscere la priorità temporale di un risultato. E questo software vi legge il vostro articolo, lo confronta con una banca dati di articoli micidiali e quindi emerge immediatamente se avete copiato o non copiato. Adesso viene utilizzato da moltissime riviste che delle volte ti dice anche, guarda che stai usando troppo spesso le stesse frasi che hai usato in un altro articolo, perché uno dei problemi può essere anche l'autoplagio, che delle volte chiaramente può essere visto, se uno descrive come ha fatto il suo strumento, più o meno usa le stesse parole, però ti avverte anche di questo. E quindi esistono le due tipologie, esiste la tipologia del truffatore poco abile e quella del truffatore molto abile. Credo che il caso del truffatore poco abile ci abbia più possibilità di riuscita certe volte, questo è sicuramente vero, nel senso che perché se è intelligente sceglie magari un campo scuro dove non c'è molta vicenda, però lì dipende molto anche dall'ambiente circostante. C'è un caso ad esempio recente successo negli Stati Uniti in cui c'era una che ha sollevato molti problemi, questa è chimica, era una dottoranda che si occupava di chimica organica legata a scienze biomediche, quindi legata poi a farmaci, e che trovava dei risultati molto importanti di legami chimici particolari che nascevano utilizzando determinati farmaci. E quello che succede, che è un caso che si vede anche in tante storie che io racconto, la prima difesa è una difesa che deve venire dall'immediato intorno circostante alle persone che si comportano in questa maniera, perché chiaramente se io leggo un articolo su una rivista che ha passato il referaggio e così via, posso essere d'accordo o non d'accordo, ma ho degli strumenti complicati per arrivarci. Se però nel dipartimento, nel laboratorio dove la persona che sta truffando, le persone intorno hanno molte più capacità, quindi c'è un discorso molto importante che io faccio, che è legato a, che è anche la ragione per cui in parte ho scritto il libro, in parte ne faccio un corso, io tengo un corso in questa università su queste vicende qua, sia al dottorato che alla magistrale in fisica, perché siccome sento come capo di un gruppo è importante insegnare ai nostri ragazzi come si lavora correttamente, perché delle volte ho l'impressione anche che in alcuni casi, alcune di queste situazioni, soprattutto nelle situazioni diciamo più veniali, sono il risultato anche di un cattivo insegnamento da parte dell'istituzione che non gli dice come si lavora al meglio. E quindi anche in questo caso di questa ragazza che appunto lavorava in questa università degli Stati Uniti, come si era accorto che lei quello che faceva è che utilizzava le immagini di altri lavori per far vedere che vedeva, non so, il legame del carbonio, e prendeva il risultato di un altro lavoro e poi faceva tagli e cuci delle immagini e quello che era successo è che pubblicava il suo capo dottorato, volendo credere, perché questa è anche la motivazione che c'è, volendo credere a tutti i costi il risultato, ha cacciato altri due dottorandi del suo gruppo che non riuscivano a ripetere i risultati della ragazza. A un certo punto un terzo dottorando più sveglio ha detto, ma al capo, vieni in laboratorio, ti faccio vedere che quei risultati sono impossibili. A quel punto lui ha scoperto e è andata tutta quanta la vicenda, però per un paio d'anni era saltata. Questo pone un altro aspetto che nel libro c'è e che dobbiamo anche avere noi presente,
è cambiato il modo anche in cui noi presentiamo i risultati, perché oggi i mezzi che abbiamo, con, se voi pensate che l'uomo è andato sulla Luna con un calcolatore che aveva 48K, cioè il nostro telefonino adesso vale come milioni di calcolatori che hanno mandato l'uomo sulla Luna. Oggi c'è la possibilità di ritoccare le immagini, i risultati in maniera molto molto più forte. Cioè Schoenner ad esempio era un maestro in questo caso a utilizzare opportuni programmi grafici per presentare i risultati. E allora da questo punto di vista, dal punto di vista di chi insegna e di chi fa ricerca, a dare un insegnamento su come si presentano i risultati e qual è il grezzo del risultato e poi quello che io presento. E dall'altra, esistono anche oggi le riviste, utilizzano dei appositi software per rendersi conto che il risultato, la foto o l'immagine è stata ritoccata o no. È una corsa a guardie e ladri per certi versi, come in tutte quante le vicende, quindi l'importante è proprio saperlo. Io ne ho ancora, poi a un certo punto possiamo... Tu hai già parlato 2 o 3 volte di meccanismi di difesa della comunità scientifica, cioè in termini generali, si è visto anche questa, in generale, puoi fare una riflessione su questi meccanismi, se sono adeguati, se vanno potenziati, cambiati, e anche magari confrontarli con quelli che, meccanismi di difesa e truffe della nostra comunità in generale, che saranno diversi. Allora, ma io credo che i meccanismi di difesa che abbiamo all'interno della comunità scientifica sono maggiori di quelli che abbiamo fuori, per diversi motivi. Quindi una è la ragione anche che racconto queste storie, perché poi la maggior parte delle storie escono, alla fine vengono trovati i truffatori o i manipolatori. E i meccanismi quali sono? C'è un meccanismo che secondo me è importante e che in parte si traccia a quello che diceva Luigi all'inizio. Io per esempio a un certo punto nel capitolo finale propongo una definizione di esperimento diversa da quella che è fatta fino ad oggi. Cioè uno dice un esperimento è vero o non è vero. Allora, è vero o non è vero, secondo me è una parola forte rispetto a quello che un esperimento può dare, nel senso che secondo me un esperimento è robusto o non robusto, e mi spiego cosa significa a me robusto o non robusto. Chiaramente gli esperimenti che hanno a che fare con il mondo della fisica sono esperimenti che uno può dire sono veri o non è veri. In che senso? Nel senso che noi è vero che abbiamo a che fare con sistemi complessi, però non immaginiamo quanto sia più complesso il vivente rispetto al non vivente. E quindi un esperimento che ha a che fare con la biologia o con la biomedicina è molto più complesso che non un esperimento di fisica, non nel senso di strumentazione o di cose così, ma nel fatto che la risposta che ad esempio un materiale biologico dà è veramente molto complessa da vedere. Allora usavo il discorso della robustezza, o se pensiamo ad esempio alle medicine, una risposta a una medicina è data anche dalla psicologia del paziente, quindi metti in mezzo delle cose molto più complesse che non un oggetto messo in un laboratorio isolato dal mondo esterno. E usavo robusto perché secondo me, appunto, partendo dal biologico, un organismo robusto è un organismo che sopravvive nel tempo. Allora un esperimento robusto e una teoria robusta sono teorie e esperimenti che sopravvivono nel tempo, perché nel tempo la comunità le ha validate con la sua attività giorno per giorno. Cioè se uno mi chiedesse cos'è la scienza, io lo spiego, la scienza è quello che fanno gli scienziati, nel senso che la comunità che ha gli strumenti in mano e che fa avanti e deve essere giudicata poi dal fatto che quello che sta raccontando e dicendo trova un riscontro di robustezza e di continuità, nel senso che se noi spingiamo il bottone della luce perché sappiamo che nel momento in cui lo spingiamo la luce si accende, e quindi è qualcosa di robusto. Il giorno che tutto questo non funzionerebbe più ci potremmo porre dei problemi del perché, e invece questo funziona proprio perché la robustezza è legata a questa continuità. Quindi credo che nella scienza ci sia questo dato molto forte della comunità e degli scienziati, che non a caso è una comunità universale. Cioè gli scienziati sono una comunità in cui razza, colore, religione non contano, proprio per questo, perché gli strumenti che si danno vanno al di là delle credenze o dei
degli appagamenti o dei piaceri di ognuno, sono basati su qualcosa che è un fondo forte, che è la robustezza di quello che stiamo facendo, e quindi gli strumenti per rispondere, gli anticorpi, sono questi. Io utilizzo alla fine del libro una storia che ha a che fare con Bacone, che è uno dei fondatori della scienza, che è il fatto che Bacone dice una frase che è molto importante e che, guarda caso, molti truffatori poi hanno usato nel momento in cui sono stati scoperti. Bacone dice: la verità non è figlia dell'autorità, la verità è figlia del tempo. E che è il tempo che decide se una cosa è robusta o non è robusta. E molti dei ricercatori beccati dicevano sì, ma le mie cose sono vere, qualcuno poi le troverà. È vero che magari qualcuno le trova, cioè loro erano truffate e magari speravano che qualcuno le trovasse prima che la truffa fosse scoperta. Quindi gli strumenti ci sono e vanno però conservati, e il che significa analizzare molto, in maniera molto corretta e forte, anche il rapporto che oggi esiste tra scienza e società, e che è un rapporto che va incontro a cambiamenti forti rispetto a quello che è stato il ruolo dell'università e del mondo della ricerca fino a non molti decenni fa. Già Ivan ha parlato di queste 51 pagine di referenze. Perché tante? Secondo me le ho messe e le ho volute, è stata una battaglia anche con l'editore voler mettere le referenze, perché secondo me cioè è un po' come con i figli, cioè uno che fa coi figli, i figli li cresce, però uno deve essere contento nel momento in cui i figli vanno via, e i figli vanno via di casa e quello che tu vuoi fare è che quando, nel momento che vanno via, gli hai dato gli strumenti in mano per poter sopravvivere da soli. Questa è, a quel punto dici: beh, ho fatto il mio compito, l'ho svolto bene, perché si sta muovendo per conto suo e c'ha gli strumenti per farlo. E avere gli strumenti significa poter accedere alle conoscenze, cioè poter accedere alle fonti. Allora non mi andava che, cioè uno può fare, dice, vi sto raccontando io una storia e vi dovete prendere la storia come vi dico io. È questo che molti fanno, cioè noi siamo abituati molte volte, ad esempio i media ci hanno spesso questo, cioè ci raccontano una storia e tu ti devi bere la storia com'è. Io dico sempre, ad esempio, ai miei studenti, qualche studente c'era qua prima, il mio studente, cioè io tendenzialmente non mi piace fare lezione il giorno dopo che c'è Voyager. Voi conoscete Voyager? Voyager dice una male, cioè andrebbe messo come capitolo intero di questo libro su quelle vicende di Voyager, e il giorno dopo gli studenti mi fanno, dice: ma ha sentito, ieri è successo, non so, i Maya, la fine del mondo e così via. E quindi mi tocca ogni volta la lezione spiegargli perché no, queste cose non funzionano, non so vere, via dicendo e così via. E avere le fonti è importante, questo. Oggi le fonti ce le abbiamo, perché tutto questo lavoro io l'ho fatto partendo dalle fonti originali, perché si trovano, uno accede attraverso internet a biblioteche, a documenti e così via. Bisogna imparare anche a usarlo, perché bisogna imparare a usare anche internet da questo punto di vista. Allora, mettere tutte quante queste referenze era come dire alla gente: ma quello che io dico e che io concludo potrebbe anche essere sbagliato. E quindi risalire alle fonti significa farsi un'idea per conto proprio e poter quindi analizzare quello che sta succedendo in maniera diversa, che è importante. Io faccio un esempio nell'ultimo capitolo che mi ha colpito a me, perché ne sono stato in qualche modo vittima pure io, cioè, ad esempio, noi nei libri di testo in genere raccontiamo la storia appunto in maniera lineare, senza andare a raccontare molto spesso il perché della vicenda. Allora, c'è un esperimento di cui parlo, che è un esperimento vero, un esperimento importantissimo, un esperimento di Stern e Gerlach sullo spin dell'elettrone, di cui parlo nel libro, che è un esperimento che tutti quelli che hanno fatto fisica lo trovano nel capitolo dello spin dell'elettrone. Ora, se poi andate a vedere la storia come è andata, Stern e Gerlach hanno fatto l'esperimento nel 1921, lo spin è del 1926, quindi l'hanno fatto 5 anni prima, non ne sapevano nulla di quella vicenda là dello spin e così via. Ma l'esperimento era robusto, in quel caso là, era un esperimento fatto bene, che loro interpretavano in maniera completamente differente rispetto ad altre teorie dell'epoca, e che invece si è dimostrato decisivo per la nascita della nuova meccanica quantistica. Però noi ragazzi lo diciamo come se fosse avvenuto successivamente, e secondo me è un errore, nel senso che far capire anche la fatica del lavoro dello scienziato, che può anche arrivare a dei risultati inseguendo strade contorte, ma se ha lavorato bene, ha seminato qualcosa che nel tempo dà luogo a una pianta fiorente, è importante. Quindi
Le 51 pagine di Firenze sono un invito a tutti, andate, leggete e fatevi una vostra idea di quello che, racconto, e anche del fatto che magari non sarete d'accordo con me su qualche cosa che sto dicendo. Sì, ormai andiamo verso la fine. E questo fenomeno, truffe scientifiche, dopo questo libro, che impressione ci sei fatto su questi punti? Quanto è esteso? Com'è il suo andamento temporale? E se ci sono discipline, io senz'altro ci sono, a rischio maggiore? Sì. Allora, andamento temporale, l'ho già detto in interventi precedenti, cioè, quello che succede è che il fenomeno diventa più vasto. E io a un certo punto uso una frase secca che è: più scienza, più scienziati, più risultati, più frodi. Un frutto è quello, cioè è legato al fatto che questo mondo, anche il mondo scientifico, è diventato appunto una comunità estremamente vasta. Tenete conto che dei 3 milioni di cui dicevo precedentemente della fisica, 1 milione e 2, quindi quasi il 50%, 40%, sono stati fatti dai cinesi. Questo è qualcosa che è avvenuto negli ultimi 10 anni, perché fino a 10 anni fa non esisteva praticamente, se non in casi sporadici, la presenza di cinesi nel mondo della scienza. Adesso sono il 40% della fisica, che è una delle scienze di base, e questo qua chiaramente ha cambiato fortemente la situazione. E non sto accusando i cinesi di fare frodi, sto dicendo che semplicemente il numero diventa qualcosa che può dare dei problemi, e quindi da questo punto di vista questo è sicuramente un cambio. E riguardo alle diverse discipline, allora c'è un appunto, visto che di questo tema si comincia a occupare molta persone diverse anche, e devo dire che a me ha fatto piacere che quando è uscito il mio libro, poco dopo è uscito un libro fatto da uno scienziato americano, Goodstein, che anche lui si è occupato di casi di frode scientifica. E mi ha fatto piacere perché fino adesso invece, se, come diceva anche all'inizio Spelti, se voi andate a trovare libri che si occupano di frodi o di problemi della scienza, erano alluti a giornalisti, sociologi, filosofi della scienza e così via, contro cui non ho nulla, devo dire, però semplicemente quello che a me interessava era vedere il tema con un occhio dall'interno, che fino adesso non esisteva. E quindi il fatto di aver ritrovato che anche questo scienziato americano, che è un fisico della Caltech, si era occupato del problema, ha detto: beh, forse sono sulla strada giusta. Allora c'è una serie di articoli usciti sul Nature ultimamente in cui hanno chiesto a un vasto numero di scienziati se erano a conoscenza di casi di frode nel loro circondario, cioè quindi nelle mie di vicinanze, nella loro università o nel loro laboratorio. E il dato è interessante perché c'è una differenza secca fra le diverse discipline scientifiche. Fisica e chimica hanno detto 4%, cioè il 4% degli intervistati hanno detto: sì, conosco un caso che è avvenuto nel mio intorno. Nella matematica è un po' più alto, ma è legato soprattutto al caso, al plagio. Non ho idea perché i matematici, il plagio sia una cosa che li colpisca in maniera, forse perché appunto è un mondo che il tipo di diffusione delle riviste è un po' meno capillare forse che non nelle altre, non lo so. E se voi passate alle scienze biomediche arrivate all'80%. Cioè l'80% dei ricercatori sono loro stessi in prima persona a affermare: sì, conosco un caso che è avvenuto nelle mie immediate circostanze. Questa quindi è una differenza gigantesca che non è spiegabile, non è dovuta al fatto che i biomedici o i bioscienziati siano più cattivi che i fisici o che i chimici, è legato al fatto che, dicevo prima, uno, i sistemi sono più complessi, quindi quello che succede è che non state semplicemente studiando un oggetto in un laboratorio solo dal mondo esterno, ma pensate solamente ai protocolli sulle medicine, se funzionano o non funzionano. E dall'altro, gli interessi economici ci sono fortissimi. C'è un lavoro appunto uscito su Nature, che io cito nel libro, che era molto interessante. Cioè, questi hanno preso tutti gli articoli che erano usciti su un farmaco, che era un farmaco che aveva a che fare con problemi cardiaci, ipertensione, e che era stato studiato da tanti gruppi diversi, e avevano diviso il campione in chi affermava che il farmaco aveva degli effetti evidenti di positivi,
chi diceva che il farmaco non aveva alcun effetto positivo, ma non dava nessuna controindicazione, e chi affermava che invece il farmaco non solo non funzionava, ma era anche controindicato e quindi non andava utilizzato. E più o meno i risultati si dividevano non in percentuali uguali, ma c'era una certa differenza, ma non così enorme, che già la dice sul fatto che è complicato fare quel tipo di studi. Però poi a ogni singola di queste classi sono andati a vedere di quelli che dicono che il farmaco funziona, chi ha finanziato la ricerca? Allora, quello che usciva fuori è che laddove c'è il farmaco vi diceva che il farmaco funzionava, il 96% di chi diceva che funzionava era finanziato direttamente dalla casa farmaceutica che faceva il farmaco, che è una percentuale altina, direi, e il 4% invece erano ricercatori indipendenti. Di chi diceva che il farmaco non funzionava e non aveva effetti collaterali era 60 e 40. Di chi diceva che il farmaco non solo non funzionava ma aveva anche effetti negativi era 27 e 73. E che dice che c'erano molti che erano onesti, cioè 27 diceva che non funzionava e che aveva effetti negativi era gente che era finanziata dalla ditta che faceva il farmaco. Però già questa differenza vi fa vedere che ci sono dei campi dove sicuramente il problema è maggiore ed è legato anche alla gestione dei fondi di ricerca. Cioè, se voi pensate, io dico scherzando, ma non è uno scherzo, cioè, ho provato anche a scrivere a Totti, Francesco Totti, perché essendo tifoso della Roma, siccome Totti si occupa molto anche di cose, ho detto perché non finanzi la ricerca tu? Perché tenete conto che l'intera ricerca della fisica italiana nell'ultimo anno col PRIN, che vale per 3 anni, quindi 3 anni, è stata finanziata con 12 milioni di euro, che è esattamente quanto prende in un anno Ibrahimovic. Quindi noi tutti fisici per 3 anni ci abbiamo gli stessi soldi che c'ha Ibrahimovic in un anno. Cioè, questo è qualcosa che deve far pensare da questo punto di vista. Nel caso delle scienze biomediche, cioè, il numero di fondi, cioè, se pensate solamente a Teleton che raccoglie 40-50 milioni in un botto, e questi sono tutti i soldi che vanno alla ricerca, che è importante che vanno, perché chiaramente a tutti quanti teniamo la salute, però chiaramente anche gli interessi possono essere forti. Quindi a questo punto di vista, se devo dire un'ultima cosa su questa domanda che facevi, c'è un dato che torna soprattutto in molte delle storie recenti, che ci sono due temi che non hanno a che fare solamente con una scienza o quell'altra, ma sono temi che sono i temi che in questo ultimamente secondo me sono più preda di casi controversi, non solo frodi, proprio controversi, frodi anche in alcuni casi, in altri casi controversie delle volte non ancora risolte, e sono, guarda caso, un tema è la salute, quindi pensate alla storia della memoria dell'acqua che ha a che fare con i farmaci e con la l'omeopatia e così via, e l'altro è l'energia. E allora uno dice perché sono questi? Perché se pensate quali sono le cose che a noi importa, che lo dicevo prima, cioè se uno mi promette che vivrò in eterno e che non dovrò pagare mai la bolletta, so felice. E quindi a questo punto di vista non è un caso che sono quelli proprio i campi dove è maggiore, perché là quando uno vi dice, come quando sta con la fusione fredda che hanno detto, se andate a vedere la conferenza stampa capite come è nato il problema, in 2 anni ogni casa avrà il suo impianto di fusione fredda e quindi non pagherete più nessuna energia. Era il 1987, siamo nel 2013, chi è che c'ha a casa un impianto con la fusione fredda? Non credo nessuno, quindi, e questo è, fa pensare proprio su questo. In realtà ho l'ultima domanda vera, poi una domanda saluto. Prego. Qui c'è anche un microfono. Sarei curioso di sapere cosa ti ha risposto Totti, perché sul libro non l'ho trovato. Allora, devo dire che ha risposto che voleva avere maggiori informazioni. E adesso le sto raccogliendo e cose. Perché quello che gli ho scritto gli ho detto, cioè, e vedremo che cosa porta, nel senso che lui ha un'attività forte dal punto di beneficenza e così via. Ho detto perché non solo beneficenza rispetto alla salute delle cose, ma rispetto alla scienza, visto che in questo paese le cose diminuiscono, e quindi vedremo, magari faremo una cella fotovoltaica numero 10 a quel punto con i soldi della ricerca.
Prego. Lei ha parlato della fusione fredda e giustamente l'ha messa nell'ambito di un mito che non avrebbe mai dovuto avere la risonanza che ha avuto. Ma che cosa dice della fusione calda? Perché della fusione calda si occupa dal 1955 dall'esperimento di Winfried. E adesso si vede uno scandalo in Italia di carattere mostruoso che è il regalo del progetto Initor all'amico Putin. È vero che l'amico Putin, avendo dato un letto a tre piazze a qualcuno, qualche cosa in cambio lo doveva anche avere, ma il progetto Initor buttato via così, dopo 22 anni di lavoro in Italia, con una persona come Bruno Coppi che era veramente un leader e uno che se ne intende, dopo aver passato l'esame da parte di Velikov, perché Velikov quando ci è venuto a trovare ci ha messo veramente alla prova. Abbiamo passato l'altro esame con Revue, il francese della fusione, anche lui ci ha provato. E noi prendiamo tonnellate di disegni, di calcoli, di cose che i russi non capiranno perché sono scritte in italiano e in inglese, bra, li mandiamo a Velikov. Ma Velikov è più vecchio di me, Velikov non lo metterà mai in campo. Ma come si fanno queste cose? Qui è la corruzione collettiva, non di una persona. Qui è stato l'Enea che ha commesso il reato, veramente, e mi meraviglio che nessuno ne parli. Ma nella comunità se ne è parlato, la fusione fredda e la fusione calda ne parlo in parte nel libro. Io credo che la fusione calda, prima di tutto, chiaramente è qualcosa in cui sia dal punto di vista teorico, dal punto di vista sperimentale, sappiamo tutto e quindi non c'è nessun problema di frode, inganno, errore e così via. Il problema vero della fusione calda è che è difficile farla per mille motivi, legati al fatto che per poter farla occorre raggiungere delle temperature talmente elevate che il plasma non può essere a contatto con nulla e quindi va in qualche modo confinato, e può essere fatto sia o attraverso campi magnetici intensissimi o attraverso laser, e quindi da questo punto di vista è un tema che sicuramente va affrontato dal punto di vista della ricerca di base. Io quello che credo nella fusione calda che sia un buon esempio di quello che dicevo prima, che non dobbiamo promettere troppo, perché io mi ricordo appunto quando mi sono iscritto all'università si parlava molto, c'era il gruppo a Roma che lavorava della fusione calda, e sulla fusione calda abbiamo promesso ogni decennio che eravamo vicini al risultato. Non siamo ancora vicini al risultato. Quindi, da questo punto di vista, uno dei motivi anche per cui la fusione calda soffre in questo momento, anche dal punto di vista dei finanziamenti, è a mio parere che lì è stato fatto un errore, che è stato fatto l'errore di dire siamo vicini alla soluzione, quando invece va detto chiaramente che è sicuramente un campo estremamente interessante, è sicuramente un campo in cui sappiamo che il risultato a cui tendiamo è un risultato vero e ci possiamo arrivare, ma non possiamo dire oggi quando ci arriveremo. E quindi a questo punto di vista il regalo a Putin secondo me è stato fatto anche perché in Europa c'è un problema anche di decisione dove devono andare i soldi della ricerca. Cioè il problema vero è che a un certo punto le scelte vanno fatte, cioè se la pentola che abbiamo a disposizione è una sola e dobbiamo prendere là i soldi per la ricerca, dobbiamo decidere in che settore metterlo, e probabilmente in quel caso là, non so adesso la Russia che cosa ne farà di tutto quanto il progetto, però ne sono stati spesi tanti soldi in quei progetti là, e il risultato è ancora lontano. Quindi da questo punto di vista sono scelte che vanno fatte, e io qui dichiaro che ho un pieno conflitto di interessi, perché essendo un fisico della materia mi interesso di cose che in qualche modo sono non dico in contrapposizione, ma sono sicuramente in concorrenza con, in alternativa sui fondi di ricerca con quello che va diciamo alla fusione o al nucleare, e quindi da questo punto di vista sono in conflitto di interessi, e quindi vorrei aver avuto nel tempo i soldi che la fusione calda ha avuto per le mie ricerche. Io ci sono altre domande? Allora ho l'ultima domanda. Questo libro è uscito un anno fa, quindi è già trascorso un anno. Quali sono le tue impressioni? Cioè un anno dopo,
voltati indietro e guarda. Sì, no, devo dire che alla fine sono contento, nel senso che ha avuto molta risonanza, molto più di quella che mi aspettavo. E poi ho notato alcune cose importanti dal punto di vista del tipo di reazione. Che poi ne sono andato a parlare in molti posti diversi, in diverse università e così via. E ho notato che ci sta una reazione che sicuramente esiste e che è presente anche in alcune recensioni che sono state fatte pubblicamente del mio libro, è che c'è un certo numero di scienziati che non ha amato molto la presentazione di questo libro, perché io quando ne parlo con questi dico che secondo me è un effetto tipo non, i panni sporchi si lavano in famiglia. E quindi da questo punto di vista dici, ah, ma tirando fuori questo esponi il mondo della scienza alle critiche di voi siete uguali agli altri. È esattamente il contrario di quello che io voglio fare, cioè se noi nascondiamo sotto il tappeto i problemi che noi abbiamo, è veramente il momento dove poi appunto ci possono poi accusare di aver nascosto sotto il tappeto i problemi. Se siamo i primi a porli all'attenzione, chiarendo in che maniera si possono affrontare e chiarendo in che maniera il lavoro poi va avanti degli scienziati, è importante per questo. Quindi questa è la reazione che non mi è piaciuta, quindi da questo punto di vista, e l'ho trovata in diverse situazioni, in presentazioni in diversi dipartimenti di fisica ad esempio, qui in Italia. È chiaro che delle volte c'è stata una reazione di chi invece ha tentato di utilizzare questo libro per dire siete tutti quanti uguali, e quindi da questo punto di vista invece la mia difesa è quella di dire no, non siamo uguali. Perché nelle storie che racconto e quello che tengo nelle storie a raccontare è proprio sono comprensibili da tutti e quindi tutti quanti possono leggere, ma sono anche mantengono un livello di correttezza, diciamo, scientifica alto, proprio perché per poter dire che questa è la caratteristica di questo mondo della scienza, che ha questa la trasparenza serve esattamente a questo. Quindi questi sono i due tipi di reazioni che ci sono state. Alle altre mi ha fatto molto piacere che molta gente, visto che è così facile trovare il nostro indirizzo mail dappertutto, ho ricevuto moltissime mail da diverse persone contente del libro e con domande e così via, e quindi da questo punto di vista alla fine l'esperienza è molto positiva. Grazie Stefano. Ci sono, alla fine, perché io direi che avrei finito, ci sono domande? Curiosità? Bene, grazie a tutti voi. Grazie a tutti.